Che cosa significa per te il lavoro? Sì, lo so, ne abbiamo già parlato in un caffè di qualche tempo fa, ma qui vorrei proprio andare all'essenza di quale sia il collegamento tra lavoro, vita personale e responsabilità. Buongiorno, buongiorno, buon caffè. Ho sbagliato telecamera. Anche questo in qualche modo è un caffè pubblicitario, perché alla fine vi parlerò di un libro, ma vorrei arrivarci per mostrare che senso ha il lavoro. Perché oggi si parla tanto di smart working, si parla di senso del lavoro, si parla di leadership, ne abbiamo trattato quando ho proposto anche un libro sul tema della leadership, Leader con l'anima, l'anima del leader per la verità è il titolo del libro, ma stiamo veramente comprendendo qual è il posto del lavoro all'interno della vita della persona e della società? Che cosa vuol dire lavorare con responsabilità? Che cosa vuol dire impegnarsi nelle attività professionali? Che cosa vuol dire vivere separati dagli altri nella propria attività professionale? C'è un nesso tra l'etica del lavoro, lo smart working, la workation, la great resignation e tutti questi fenomeni che a seguito della pandemia stanno attraversando il mondo del lavoro? Ne ho parlato una ventina d'anni fa in questo libro che mi pare ancora attuale, che vi ripropongo, Lavoro e responsabilità. Trovate nelle note del caffè il link per farlo vostro, se volete, mi fa molto piacere. Ma al di là di questo tentativo di vendita, che non è certo di pentole ma di qualcosa di sostanza, quello che volevo proporvi è una riflessione su che cosa realmente voglia dire impegnarsi nel lavoro con responsabilità. L'umanesimo alla conquista del business per un'etica del management. Già 20 anni fa Bondanti se ne parlava, ha senso parlarne ancora? Che cosa vuol dire questa umanità, questo umanesimo all'interno del mondo del lavoro? Buongiorno e buon caffè.